Posa thumbnail fatta. Salve, di base sono Mauro Simonetti e Scott Pilgrim. Scott Pilgrim! Scott Pilgrim! Scott Pilgrim! Scott Pilgrim! In realtà, se hai cliccato su questo video, suppongo che tu già conosca questo franchise, ma nel caso ti faccio questo riassunto simpatico. Scott Pilgrim nasce nel 2004, quindi pari 20 anni fa, come fumetto di 6 volumi. In Italia è stato pubblicato dagli amici di Rizzoli Lizard, che salutiamo, ci seguono sempre da casa, in varie edizioni, sia in bianco e nero, come è stato originariamente concepito, sia a colori. La storia è molto articolata e in realtà ha molti personaggi, intrecci, situazioni, ma gli elementi portanti sono questi. Scott Pilgrim è un ragazzo di 23 anni, un po' nerd, un po' scombinato, che suona in una band e fondamentalmente va avanti nella vita in maniera abbastanza passiva. Un giorno incontra questa ragazza dai capelli colorati, Ramona Flowers, e inizia a frequentarla. Ma c'è un prezzo da pagare. Prima di stare con lei, dovrà sconfiggere i suoi malvagi 7 ex fidanzati. Il fumetto all'epoca ebbe successo con la sua nicchia. Quello che però ha fatto esplodere il franchise è il film del 2010, diretto da Edgar Wright, regista già noto per L'alba dei morti dementi e Hot Fuzz, e che dopo farà Baby Driver e Ultima notte a Soho. Il cast all'epoca era di attori famosini, ma che negli anni successivi sono quasi tutti esplosi, come Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Brie Larson, Jason Schwartzman, Aubrey Plaza, Anna Kendrick. Il film all'epoca al box office andò una merda, ma col mercato Blu-ray è stato molto rivalutato fino ad essere portato allo stato di cult come lo conosciamo adesso, che poi di riflesso ha riportato successo al fumetto. Non dimentichiamo il videogioco uscito in concomitanza col film per PlayStation 3 e Xbox 360, che meriterebbe tutta un'altra storia a parte, ma non è questo il momento. Il momento è adesso. Uscito nel 2010, si tratta di un beat'em up a scorrimento orizzontale con, ovviamente, tutti i personaggi della lore di Scott Pilgrim e tutte le scene più iconiche. 5 personaggi più 2 DLC. Il gioco è stato creato in diretto contatto con l'autore del fumetto e il regista del film. Non volevano creare il classico giochino tie-in da vendere insieme al film, ma realizzare qualcosa con un senso e una visione che non solo rispettasse l'opera originaria, ma la espandesse. All'epoca fu un successo sia di pubblico che di critica, non tanto forse solo per il gameplay, che alla fine era abbastanza normale per un videogioco del genere, quanto più per la personalità, la pixel art e soprattutto la colonna sonora degli Anna Managuchi, rimasta ipericonica per chiunque l'abbia mai sentita. Anzi, così iconica che tornerà un'altra volta più avanti in questa storia. Poi arrivò il 2014. Un momento complicato, una fase di passaggio travagliata per un'intera generazione. Scott Pilgrim vs. The World The Game fu cancellato da ogni store digitale, probabilmente per questioni legate alle licenze scadute. Il che voleva dire che se non l'avevi già comprato o scaricato sulla tua console, avevi perso per sempre la possibilità di giocarlo. Non io, che ce l'ho sempre avuto, quindi per me non è mai stato un problema, vaffanculo. Ma nel 2021, quindi dopo 7 anni, la rivelazione. Scott Pilgrim vs. The World The Game è stato rimasterizzato per PS4, PS5, Xbox Series X, S, Nintendo Switch, PC, Amazon Luna e Stadia. Un saluto agli amici di Stadia che non ci seguono da casa. Perché mi sono voluto addentrare in ogni pezzo del franchise di Scott Pilgrim, addirittura andando a scomodare anche il videogioco? Beh, questo perché Scott Pilgrim la serie, in originale Scott Pilgrim Takes Off, che è un pochino meglio, prende pezzi da ognuna di queste reinterpretazioni, li mangia, li deglutisce, li metabolizza e li risputa per creare qualcosa di nuovo. Fa schifo questa metafora, l'ho anche scritta, non so perché l'ho scritta. Ve lo dico, ci saranno spoiler, non di tutta la trama, ma almeno di quello che succede nella prima puntata, per capirci. Ti consiglio caldamente di non guardare questo video se non vuoi rovinarti l'effetto sorpresa, anche perché molto della serie lo fa proprio il non sapere a che cosa stai andando incontro. Però se stai continuando a guardare, cioè, hai capito, siamo tra bimbi grandi qui, no? E quindi, com'è questa cazzo di serie di cui stai parlando da 80 minuti e ancora l'hai menzionata mezza volta? In realtà bella, mi è piaciuta. Partivo tanto prevenuto, anzi, da fan non hardcore di Scott Pilgrim, quasi non mi interessava vedere una riproposizione della trama per l'ennesima volta di fila. Ecco perché quando ho capito che la trama sarebbe andata verso un'altra direzione, lì ho iniziato a dire fammi un po' vedere dove volete andare a parare. Perché sì, questa serie sembra voler essere un remake della storia originale, finché a un certo punto succede qualcosa che spezza interamente la logica del racconto originale. E da quel punto in poi, i personaggi sembrano essere tutti un po' spaesati, ma la loro storia comunque deve andare avanti, stavolta però in un modo nuovo.
Le animazioni sono molto molto belle, fatte dallo studio Science Saru, già responsabile di Ping Pong di Animation, Devilman Crybaby, quindi capiamo subito che si tratta di uno studio anime vero, non so come dirvi, non un progetto che vuole scimmiottare uno stile. Anzi, c'è stata la volontà, e il capitale, di renderlo un progetto anche internazionale, che unisce più lingue, più stili, più culture, il che già di per sé è insito nel franchise stesso di Scott Pilgrim, che fondamentalmente nasce come fumetto occidentale realizzato in bianco e nero come un manga giapponese. E alla colonna sonora, tra l'altro, chi torna? Esatto, i nostri amici Hanamanaguchi, ricordate la cosa che avevo detto prima? Non solo hanno composto delle musiche originali insieme al compositore Joseph Trapanese, chiamiamolo così, lo so, ma alcune musiche del videogioco stesso vengono prese e riportate qui. Ecco cosa intendevo quando parlavo di un mega cerchio che si chiude, quindi dove tutto è bene o male interconnesso. Mi è molto piaciuto il fatto che abbiano voluto prendersi la libertà di raccontare una storia nuova, inedita, però con gli stessi personaggi, nello stesso mondo e incredibilmente con lo stesso spirito e messaggio di fondo. L'universo di Scott Pilgrim è sempre stato molto divertente da esplorare, ecco perché è così bello poterci tornare, ma anzi scoprendo nuove cose. Vediamo personaggi iconici da una nuova prospettiva, o magari viene dato spazio a figure assolutamente marginali nel racconto principale, e che qui invece riescono a brillare e quindi risultano ancora più divertenti e intriganti da seguire. Detto questo, non credo che sia una serie perfetta, ma non credo neanche ce ne sia bisogno, onestamente. Per quanto, come ho detto prima, è bello che alcuni personaggi poco considerati abbiano avuto tempo e spazio per emergere, invece ce ne sono altri che vengono quasi banalizzati o fin troppo presi per il culo, e altri ancora invece che erano secondari e rimangono secondari, se non quasi terziari. Inoltre, e non ho strumenti effettivi per capire questa cosa, ma è più una sensazione mia, appunto ho avuto la sensazione come se il doppiaggio fosse un po' spento. Non tanto perché i doppiatori non siano bravi, anzi, ma perché, per ovvi motivi logistici, immagino che ognuno abbia registrato le proprie battute da solo nel proprio studio. E quello che voglio dire è che, sempre secondo questa mia sensazione, si sente un po' che botte e risposta non sono sempre organici, come se mancasse un po' quella chimica tra attori presenti lì, in quell'esatto momento. Ripeto, non è una critica vera, ma è più una mia sensazione. Ad esempio penso a Tartarughe Ninja Caos Mutante, il film uscito al cinema l'anno scorso, dove invece gli attori erano quasi sempre tenuti tutti in una stessa stanza. Questo ha reso i dialoghi molto più spontanei e quando vedi il film la loro energia si sente come. E di questo film ne ho parlato anche qui, nel mio canale, è qui. Qui per favore. E quindi a questo punto del video ti starei chiedendo, Mauro, arriverai mai a parlare della cosa che hai scritto nella thumbnail, cazzo? E io ti risponderei, prima di tutto stai calmo, seconda cosa, ora lo faccio, dammi tempo, spettatore. Quella di Scott Pilgrim è sempre stata una storia molto particolare, una storia fatta da un nerd per nerd, fondamentalmente. Chi conosce la saga sa che ci sono easter egg a destra e a sinistra, citazioni a videogiochi, film, cartoni, locandine, musica, cultura pop, tutto. E questo è sempre stato una parte fondamentale dell'appeal dell'intero franchise di Scott Pilgrim, i cui fan sono sempre stati principalmente nerdoni. E non lo dico da esterno, lo dico da nerdone io per primo. È sempre stata una storia sulla nostalgia, sul rifugiarsi nella cultura pop, ma allo stesso tempo è sempre stata anche una forte critica verso, ecco, chi usa questa scusa del rifugiarsi per non crescere, per rimanere immaturi. E nel mondo di Scott Pilgrim, esattamente come nel nostro, rimanere emotivamente immaturi non è una questione che riguarda solo te. Evitare di crescere vuol dire inevitabilmente far soffrire le persone nella tua vita con cui hai una relazione. Relazioni di amicizia, relazioni affettive, specialmente relazioni amorose. L'immaturità ti porta a rimanere passivo in una relazione, specie in un momento in cui è richiesta la tua partecipazione, magari per compiere un passo particolarmente importante, che però decidi di non prendere in via indefinita, perché è di gran lunga più comodo non prendere una posizione, no? L'immaturità ti porta a trattare gli altri come carta straccia semplicemente perché non ci pensi, non ci fai caso. Scott Pilgrim, al di sotto di questa sua patina nerd, ha raccontato sempre solo questo. La storia che secondo me si può considerare più vicina a quella di Scott Pilgrim, come avrete potuto notare dal video, è quella di Evangelion, non soltanto per il racconto in sé, ma anche per tutto quello che c'è attorno e soprattutto chi l'ha fatto e come è stato fatto. Senza entrare troppo nel dettaglio perché altrimenti si finirebbe per parlare per due ore, Evangelion racconta di robottoni, tipe anime buone e tutto quello che può essere considerabile come il santo graal otaku, per poi ritorcerlo sullo spettatore e dirgli ecco, le vedi tutte queste cose? La vita non è solo qui dentro, devi andare fuori per capire cosa vuol dire davvero vivere, rapportarti con le persone, gioire, soffrire, ma soprattutto
non rimanere chiuso in te stesso e nelle tue fantasie. Caso vuole, per continuare queste incredibili comparison, che Scott Pilgrim ed Evangelion siano due casi di storie in cui i rispettivi autori le hanno a un certo punto lasciate per poi riprenderle dopo tanti anni in media diversi. Cosa voglio dire? Come ho già detto all'inizio, Scott Pilgrim nasce come fumetto nel 2004, quindi quando io avevo 9 anni. Informazione così per ridere. Nel 2010 è stato reinterpretato come film live action e videogioco, poi nel 2023 è stato, diciamo, ributtato in una serie TV anime. Evangelion nasce nel 1995 come serie TV anime, poi si conclude in un lungometraggio per il cinema nel 97, per poi essere, diciamo sempre, ributtato tra il 2007 e il 2021 in una serie di 4 lungometraggi, i cosiddetti Rebuild of Evangelion. Per un autore, riprendere la propria opera a distanza di anni vuol dire aver fatto nuove esperienze di vita, essere maturato, essere cambiato come persona e come artista. Questo a cosa porta? A storie che sì condividono lo stesso setting, gli stessi personaggi, lo stesso spirito in un certo senso, ma che presentano dei ragionamenti su dei punti di vista o degli approfondimenti su delle cose che magari fino a quel momento non erano mai state toccate in quel modo, in maniera sorprendente quindi sia per lo spettatore ma anche per l'autore stesso. Ad esempio per Evangelion, la serie TV è sempre stata caratterizzata da una maggiore rabbia giovanile, nella crudezza delle cose raccontate, nei rapporti tra i personaggi, nell'assenza generale di amore presente in questo mondo. Anzi, quando l'amore c'è, è un amore contorto, così passionale da essere malato, violento e distruttivo. Nei Rebuild invece sembrerebbe quasi esserci affetto, compassione, rispetto, la vita che va avanti nonostante tutto. I personaggi litigano, ma poi chiariscono, sono arrabbiati, ma poi si confrontano e si comprendono. Una cosa a cui penso spesso è che, ecco, mentre la serie si concentra tanto su gli angeli, i children, tutte le loro paturnie mentali, così, nei film invece vediamo anche il mondo esterno, le persone che sono state coinvolte da quello che hanno fatto i protagonisti e quindi come la loro vita va avanti in ogni caso e quindi come non sia tutto solo nella tua testa, c'è il mondo fuori. Per quanto riguarda Scott Pilgrim invece, nella storia originale c'è inevitabilmente molta violenza, un concetto che se ci pensi è anche insito nel videogioco. Colpire per prendere punti, uccidere per aumentare di livello, distruggere per andare avanti. In questo caso tutti gli ex vanno puniti, picchiati. Fare i conti con il passato vuol dire combatterlo fino al punto di sconfiggerlo e cancellarlo. Nella serie invece, soprattutto per quanto riguarda la storyline di Ramona Flowers, che poi è quella su cui si concentra maggiormente il racconto, si fanno i conti con il passato in maniera diversa, discutendo, chiarendo, chiedendo scusa, ammettendo i propri sbagli, sotterrando lasce di guerra, addirittura facendo pace alla fine. Sentimenti quindi ben più maturi e complessi. Crescere vuol dire realizzare che i protagonisti di questa storia, ovvero Scott Pilgrim e Ramona Flowers, sono due coglioni, fondamentalmente, che, dopo essersi conosciuti, imparano ad essere un po' meno coglioni. Questa serie TV ci mostra questi due personaggi, che dal pubblico sono sempre stati estremamente romanticizzati fino al punto da essere travisati, lui come tipo figo e nerd, che però sa anche farsi valere con i pugni, e lei come dream girl coi capelli corti colorati che può salvare ogni uomo, facendoti vedere che non è esattamente così, anzi, forse sono solo due coglioni che stanno ancora cercando di capire il loro posto nel mondo, come chiunque a 20 anni. Per chiudere il discorso, è per tutta questa serie di motivi che sento che dal pubblico questa serie sia stata recepita in maniera un po' strana. Questa è una serie che sfida apertamente il proprio stesso target di riferimento, lo mette sotto i riflettori e lo invita a mettersi in discussione dicendogli forse c'è un po' di Scott e Ramona anche in te, e questa non è necessariamente una cosa buona, ma vedi il lato positivo. Da questo punto in poi si può solo andare avanti. E questo era il mio video di 800 minuti su Scott Pilgrim, la serie. Grazie mille per aver guardato ed essere arrivato fino a questo punto. Commenta con sodalizio subito, se sei arrivato fino a questo punto. E tra l'altro, se stai vedendo questo video più o meno quando è uscito, ogni martedì e giovedì alle 20:45 sono su Twitch. Twitch era lì e sarò lì a giocare proprio al videogioco di Scott Pilgrim. Quindi passami a trovare se ti va.